Pallamanera, siamo in compagnia di Alessia Midriano dopo il 3-2 della LPM BAM Mondovì contro Roma. Allora, probabilmente un punto perso, però ne parlavamo fuori onda, questo 3-2 può servirvi da lezione, no, per migliorare nelle prossime partite? Sì, purtroppo abbiamo buttato via questo punto, perché sul 2-0 sinceramente io pensavo di chiuderla. Però metti l'emozione, metti la stanchezza fisica, metti anche un po' di rilassamento, che ci può anche stare. E ci abbiamo commesso degli errori di troppo che, come ho detto prima, ci servono da lezione per non ripetere più. Ecco, sicuramente lati positivi, il gioco espresso nei primi due set che è stato veramente d'alto livello. E poi insomma nel tiebreak la capacità di, diciamo, non scollarsi, no? Perché dopo due set persi in quella maniera c'era il rischio, no, di poter cadere anche nel tiebreak. Sì, hai ragione, è venuta fuori quella cattiveria che ci è mancata nei due set precedenti e questo è un atteggiamento che dobbiamo portarci dietro per le prossime partite, ma fin da subito. Ultima cosa, e secondo te in che cosa c'è da migliorare e quanto ci vorrà per vedere, diciamo, una LPM al 100%? Allora, dobbiamo migliorare secondo me comunque in tutti i fondamentali, perché abbiamo sbagliato in battuta, abbiamo sbagliato anche appoggi facili dove potevamo contrattaccare, anche in attacco delle palle che si potevano mettere giù con la fretta di chiudere, abbiamo sbagliato. Questi sono gli errori che dobbiamo migliorare, però solo il lavoro in palestra lo può fare questo.